La sogliola, oggi l'ho vista, erano di Anzio e l'ho presa. Allora, questa è già pulita, vi farò vedere adesso come la puliamo. La carne, guardate, è tosta come un sasso. Guardate quanto è viscida, guardate, vedete quanto è viscida? Perché è fresca. Il pesce rosso è il migliore del mondo, lo sapete, è inutile ve lo dico. Però in seconda, per seconda scelta, anche quella, come soglie che vengono dal nord Europa, non sono male. Olanda. Questa è la musichetta nuova, eh. Adesso, vi faccio vedere come si pulisce? Volete imparare? Perfetto. Guardate. Buco qui. Vedete? Mi crea un lembo. D'appiglio, un appiglio. Faccio qui. Qualche pescivendolo mi dirà, non si fa così. Calma, io non so un pescivendolo. Poi, prendo con un pezzo di carta, loro fanno con la spugnetta. Tiro, più è fresca il pesce e più ha difficoltà a spellarla. Vedete quanto è bella fresca? Spettacolare. Poi, che faccio? Qui vi faccio tutta quanta la sezione. Un po' di uovo ce l'abbiamo, queste arancioni, e non le buttiamo, vedete, faccio così, buone. Questa roba la buttiamo, ecco qui, via. Poi dobbiamo togliere quest'altra parte, lo stesso, facciamo così, lembo. Poi loro fanno così, vedete, qua c'è la testa. Qui ve lo sentite il pesce, quanto è fresco. Ah. Con questa sogliola pulita che cosa faccio? La faccio come fa impazzire. Alla mugnaia con un po' di limone, quanto mi piace, semplice ma tanto buona, la posso mangiare tutti. Quindi limone non trattati, burro buono, farina e poi se volete un goccio di vino o dell'acqua a seconda se dobbiamo farla mangiare ai bambini. Quindi io che faccio? La padella è questa qua, non mi entra tutta intera, taglio la coda, poi la taglio in sì, due pezzi. Poi passo dalla farina, guardate che, oh mamma mia, che ciccetta buona buona, non tanta. Nel frattempo burro, un goccino d'olio, perché sennò così non si brucia il burro. Alziamo il punto di fumo, perché il burro ha un punto di fumo più basso, quindi noi alziamo adesso. Guardate il burro quando fa, spumeggia, è spumeggiante, ok? Adesso, guardate che spettacolo, mamma mia, alziamo al massimo tutto quanto, poi mettiamo anche le uova, le appoggio qui, mamma mia, che fortunati, abbiamo trovato anche le uova, un po' di sale, tac tac tac, tac tac tac. Allora, una cosa importante, la prima parte deve essere bella dorata, cioè quello lì che stiamo adesso soffriggendo, che stiamo rosolando, deve essere bella dorata, perché poi sarà quella che mettiamo nel piatto, che si vedrà, quella che subito vedremo quando la gireremo. Quindi bella dorata, quindi perdiamoci un po' di tempo. Nel frattempo che cosa faccio? Il limone, massaggio il limone, prendo la buccia prima di spremerlo, perché mi serve sia la buccia che il succo. Attenzione sempre a non togliere il bianco, perché sennò ha un sapore cattivo. Taglio il limone, lo spremo, ecco qua, sentite la musichetta? È proprio giusta per la sogliola, è proprio abbinata alla sogliola. Ci serve un bel po' di succo. Ci siamo, vai, giro. Vedete bella dorata? Adesso, mamma mia che belle stovette, mamma mia che roba ragazzi. Allora, questa ce la mangiamo noi, quindi ci serve, ci mettiamo il vino, o se no potete mettere l'acqua. Vado così, così aiutiamo, mettiamo, aggiungiamo un po' di liquido, poi limone. Ma chi è che non piace la sogliola alla mugnaia? È pazzesca. Ma chi te la fa? Buona. Sale, un po' di pepe ce lo mettiamo? Sì. Tanti bambini oggi mai non se la mangia. Vai così, poco poco. Abbassiamo adesso, piano piano, a medio. Ma a questo punto, quanto tempo ci vuole per cuocerla? Dipende dalla grandezza, dallo spessore della sogliola. Questa è più grande di quella lì che ho messo sul piatto. Quindi c'è un po' di tempo.
La soiola è cotta quando? Quando la ciccia si stacca dall'osso. Ancora no. Quindi che facciamo? Per facilitare tutto questo, sfruttiamo il vapore che viene, diciamo, creato dal liquido. Mette il coperchio. Quanto tempo? Circa 10 minuti. Ci vediamo tra 10 minuti, così ci mangiamo pure l'ovetta. Dimenticavo, per farla ancora più saporita, mettiamo qui le buccette di limone. Ecco qua, ci vediamo tra poco. Controlliamo. Sono passati circa 4 minuti. Allora, se vedete che poco liquido è rimasto, aggiungetelo. Un po' di acqua, potete aggiungerla. Così. E andate. Deve essere sempre abbastanza morbida, capito? Perché la soia è buona se è morbida. Poi che facciamo? Guardate. Così, coccolatela. Questa qua è una creatura, eh. Bella piccoletta, così. Questa costa. Questa costa, quindi va trattata meglio delle altre cose. Vai, così. E non giratela. Non serve che la girate. Già abbiamo girata prima all'inizio quando l'abbiamo rosolata, no? E adesso lasciamola così. Allora, assaggio. Questo è proprio l'infanzia. Ti vengono le lacrime, ti commuovi. Quando mangi sti piatti, poi ti ricordi... Guardate, allora, la consistenza delle ciccia. Guardate. Guardate che bella. Bella. Cicciotta. Intingo perché questa salsa è da paura. È una poesia. Cioè, manco lo senti il burro, ma non c'è il burro perché è talmente buona, un dolce. Un bacio a tutti e rifate questa soglioletta a mugnaia come la faceva mamma, buonissima. Mamma mia, è pazzesco. Guarda qua.